In questo lungo ponte del 25 aprile, in tanti hanno scelto di allontanarsi dalla solita routine quotidiana e di dedicarsi un po' di sano e meritato relax, scegliendo proprio il Salento. Diversi gli arrivi in questo fine settimana e anche in vista del 1° maggio, tanto da far registrare il sold out in diversi alberghi come anche al mare. Il sole che è tornato a splendere e le temperature primaverili hanno infatti spinto in tanti a prendere la prima tintarella da sapore salentino. Tra i turisti che hanno scelto il Salento ci sono sempre più turisti stranieri. Una presenza importante questa, che inizia a far vivere questo 2023 come l'anno della ripartenza. I turisti prevalentemente sono stranieri, hanno già popolato, diciamo, il nostro territorio sia nell'entroterra, sia lungo la costa che anche all'interno della città, quindi all'interno delle Cese, turisti stranieri. La ripresa è migliore rispetto al 2022, ancora i numeri, diciamo, che teniamo un attimo anche a gestirli successivamente, però la ripresa è molto più forte, i numeri diciamo sono nettamente maggiori rispetto al 2022. C'è da dire inoltre che la Puglia e il Salento si rivelano tra le mete più gettonate, anche per le campagne e gli agriturismi di straordinaria bellezza, ma anche per i borghi con il 33% tra i più belli d'Italia, dove si conservano le antiche tradizioni enogastronomiche rurali, con un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza uguali. E i piccoli comuni tra più belli d'Italia sono ben 40 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto e 2 in provincia di Bari. Oggi la clientela estera cerca di scoprire le tradizioni del territorio, quindi un turismo che non viene soltanto per vacanza qui per il mare, ma viene anche per cercare di capire le tradizioni della nostra terra, del nostro territorio. Quindi viaggiano molto nei borghi e c'è anche un turismo religioso, quindi sono molto vicini appunto alla conoscenza delle piccole chiese, delle grandi chiese, dei grandi monumenti. Quindi è un turismo sicuramente più attento alle origini del territorio. Ma ovviamente non mancano alcune critiche sulla carenza dei trasporti. L'unico appunto che magari un turista oggi può fare attualmente qui è sui trasporti e la difficoltà anche nel muoversi dalle Cese, comunque nell'entroterra e viceversa. Quindi l'unica pecca oggi che abbiamo sono veramente i trasporti.